zan, zan, zan. Oh, when you smiling. Emozione, tornare a Zelig dopo un bel po'. Stamattina c'era questa notizia fra amici, diceva, ma sai che Sergio Sghiri stasera a Zelig? Fra voi è piuttosto nevica, guarda. Allora, come dobbiamo prenderla? Chi siamo? Qui Bologna TV. Chi siamo? Siamo. No, presentiamoci. Ah, piacere, ciao, Stefano Zanerini. E io sono Sergio Sghiri, ciao. Pensavi che qualcuno non ti conoscesse? Ma sì, sono ansioso, sono un po' insicuro, quindi poi mi sembra presuntuoso dire ciao. Ciao, sono Sergio Sghiri. Va bene. No, era scontato secondo me perché sei molto apprezzabile. Ti vedo un po' nudo senza la tua chitarra, comunque... Ma questa cosa qui è una roba che da una parte mi fa ridere e dall'altra mi spiazza sempre, perché io, avendo dato l'immagine di me con la chitarra davanti a milioni e milioni di spettatori, non è perché lo dico figo, sono i dati, perché quello. Insomma, se è vero quello che mi hanno detto, ho fatto il picco d'ascolto della trasmissione Zelig, quindi 14 milioni e 400 mila spettatori, una televisione che non esiste più, perché insomma con l'avvento di internet e i canali satellitari neanche l'Italia mondiale fa 14 milioni e mezzo. Comunque, dicendo, avendo cristallizzato la mia immagine con la chitarrina, spesso mi dicono dov'è la chitarrina, ma me lo dicono anche nei momenti più assurdi, tipo siamo al mare in costume nudi, ma la chitarrina, guardate che non te lo chiedono le donne, no? Ma però io faccio moto da enduro, quindi mi piace tantissimo, spesso ci si trova nel fango più schifoso, ti guardano, sono lì che sudo, mi lavo il casco che sono morto, Sghiri, ma la chitarrina, cioè vabbè. Senti, la vita che si racconta attraverso la musica, perché tu hai questa capacità e questa attitudine. La musica è quotidiana, quindi ogni episodio, ogni momento della nostra vita può essere raccontato, come nello spettacolo. La musica è un fattore molto molto importante per me, mi ha salvato la vita da un destino già scritto, invece è stato una bellissima boa di salvataggio che ha fatto fare così alla mia vita, ma ancor più della musica trovo importante la musicalità, sì. Che non è uno sciocco gioco di parole, ma spesso non c'è bisogno di musica per essere musicali o per essere sensibili alla musicalità. La musicalità è un'armonia che c'è tra le persone e spesso viene sottolineata dalla musica, però è proprio un fatto di armonia e la musicalità per me è importante anche quando racconto, anche quando racconto delle cose senza chitarrina. La musicalità che va nell'amore, anche va nelle storie d'amore fra uomo e donna, questo che succede, questi amori che si finiscono, iniziano, cambiano, si modificano, è in continua evoluzione. Allora ho capito che Stefano vuole arrivare a Prendila Così, che è lo spettacolo che facciamo stasera. L'ho presa in là. Ok. No, lì per lì non l'ho presa io, insomma, me lo potevi chiedere. Parlaci, voleva in modo carino non chiedere, parlaci dello spettacolo di stasera, ma in realtà il sottotesto, la musicalità diceva parla di sto cazzo di spettacolo. Esatto, vabbè, esatto. Okay. Tutto nasce da un ritorno alle origini. Io non nego che mi sono perso. Alla soglia di 50 anni ho avuto un po' una crisi personale e soprattutto professionale. La comicità si sta spostando in ambiti che non capisco, si sta muovendo su codici, su cifre che magari non comprendo, non accetto, non condivido, non lo so, però resto, sono comunque un comico che vive, mangia da 26 anni di questo lavoro. E allora spogliato, scevro da luoghi comuni oppure dai maschere che mi hanno messo addosso, sono voluto tornare all'inizio. Il mio inizio è stato chitarra voce e raccontavo delle storie per cui stavo per cantare una canzone o perché l'avessi appena cantata. Ed è questo
un mix, un cantastorie di storie vissute che quasi andava a giustificare il perché di una canzone. Fu Faso degli Elio e le Storie Tese che mi disse: cavolo, sei bravo come comico, sei sprecato per la musica, tu dovresti fare comicità, vai allo Zelig. Fu lui a indirizzarmi lì, quindi l'incontro con Zelig. Antonio Albanese fu un faro nel buio, vidi il teatro comico, quindi ho iniziato a studiare, a fare, e poi c'è stato lo Zelig, le cose, mi ero un pochino perso. Sono tornato a voler cantare delle canzoni. Scegliendo queste canzoni ho notato che c'era sempre qualcuno che lasciava qualcun altro, c'era sempre una fine di un amore. E quindi prendila così, tra parentesi, non possiamo farne un dramma, palese citazione di un testo di Mogol con la musica di Battisti, che tra l'altro nello spettacolo non viene citato, non c'entra proprio niente, però come prendila così, non possiamo farne un dramma, no? E così, e questo è quanto. Quindi tra una canzone o l'altra io racconto delle storie. Tra l'altro la particolarità di questo spettacolo è che quando ho iniziato a scrivere io prima ho fissato le canzoni e poi ho costruito, tant'è che ho tolto delle canzoni. Per assurdo è rimasto il monologo che presentava una canzone, ma la canzone è andata via, proprio come dire ho piantato il seme e il seme è la canzone, e lo spettatore finale mangerà un frutto che è quello che è nato da quel seme, ma quel seme non si vede più, è sottoterra, è un seme modificato, insomma. Senti, scusate se sono troppo serio. No, assolutamente. Perché ecco, dal comico ci si aspetta sempre. Però ecco, proprio sul comico, perché. Allora, sappi, se mi fai domande serie, io rispondo seriamente. Bisogna. Se mi fai domande cagate, faccio largo. Che... Ma nella vita va bene una e l'altra, eh? Oddio, buono. Perché sennò si spendiamo troppo seriamente, non va bene. Dillo a me, ci mangio. La comicità, tra l'altro, è una grande arte, un po' sottovalutata per certi aspetti. Cioè, noi vediamo la parte finale, cioè la risata. No? Ma far ridere la gente è molto più difficile che farla piangere. Guarda, io non credo che sia così, ma ti dico, ho creato un marchio che si chiama Freux, che altro non è che l'acronimo di far ridere è una cosa seria, quindi sposo perfettamente la tua idea. Quello che però ti vorrei far notare che spesso si dice è più difficile far ridere che far piangere. Forse una volta era così, ma questo è un detto di tanti anni fa, quando i nostri genitori magari andavano al cinema e le mamme dicevano: mi sono divertito tanto, ho pianto tutto il tempo. Ecco, così. Se ci pensi, nella nostra vita, quella di tutti, la tua, perché io sto parlando a te, ma per chi ci guarda in questo momento, pensate all'ultima volta che avete riso o anche solo sorriso, è l'ultima volta che avete pianto. È scomparso un po' la commozione pura, semplice, spontanea, di quella generazione che si commuoveva davanti a un film. Ora è tutto più veloce, è tutto più più drammatico, più pilotato. Adesso sappiamo che certi accordi, parlando ancora di musica, certi passaggi musicali commuovono, no? E quindi ci sono dei brani che sono stati studiati a tavolino per far commuovere questa roba qui. Ora l'ho citato una a caso perché è palese, così. Quindi ti dico, è vero che una volta si diceva è più difficile far ridere che far piangere. Non credo che sia così, anche perché far piangere, mi piace l'idea di far commuovere e che una lacrima esca per una commozione. E poi una commozione può arrivare anche da una risata, quindi è una cosa positiva. Assolutamente sì, tant'è che quando ridi tanto poi ho pianto da ridere. Senti, per chiudere che... Quella... No, possiamo continuare, ma vogliamo fare un po' dello spettacolo, no? Qual è una canzone che secondo te può rappresentare l'attualità, quello che siamo adesso, questo, una canzone che
possiamo estrapolare da questo spettacolo? Difficile? No, no, ma hai fregato dicendo togliela, estrapolare dallo spettacolo. Andiamo oltre, se no. Posso andare oltre? Ah, sei autorizzato. Siamo a Bologna, nel 1978, la prima volta che sono salito su un palco, o presunto tale, quindi quello che io pensavo un brano, ho cantato un piccolo mix di due canzoni, La casa in riva al mare e Itaca, di un omino che si chiama Lucio Dalla. Siamo a Bologna e spesso inizio lo spettacolo citando, facendo quelle due canzoni, e dico: ho voluto iniziare questo spettacolo così per due motivi. Primo, per consacrare quel momento in cui nel 1978 avrebbe cambiato in maniera indelebile la mia vita. Secondo, per rendere omaggio a un grande artista che a me mi ha cambiato la vita, che è Lucio Dalla. Quindi non perché siamo a Bologna, non perché volesse la sviolinata, ma la frase che secondo me fotografa meglio il momento è: ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Credo che tu abbia centrato in pieno l'argomento e l'obiettivo, che è condiviso. Che cos'è la normalità? Come si fa a essere oggi come oggi? Ormai non è che voglio dire è cambiato tutto, no, però non, cioè, la realtà però. Cos'è? Cioè, e quindi credo che sì, come hai chiesto te, Stefano, se io potessi fotografare, o dovessi, ecco, non potessi, dovessi fotografare il momento con una frase di una canzone, è questa: ma l'impresa eccezionale è essere normale. Oppure, forse citando il filosofo Kierkegaard, la nave è in mano al cuoco di bordo e dall'altoparlante non si sente la rotta tracciata, ma ciò che mangeremo stasera a pranzo, a cena, ecco, una roba del genere. Quindi, grazie Cesare. Ma grazie a voi, state bene, vivete bene. Ma lo sviluppo mi fa paura. Con la pioggia e con il vento ti bagnavi sempre tu. Ero pronto ad asciugarti, ma non ce la faccio più. Chi è che si ricorda questa? Se nessuno crede ancora che ti amo, è perché non mi ha mai visto innamorato. Quei silenzi misti di malinconia mi fan sentir geloso di chi non ama più. Cesenatico canta insieme a me, tutti insieme, senza vergogna. Pensami, sì, ancora, con il cuore e con la mente, come se io fossi lì. L'altra ancora più famosa, quella che fa la 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 la. Era Julio Iglesias, lui il macio, lui il mito, quello che cantava «Sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore». Professionista? Prendeva i soldi? Un puttanone! Un puttanone anche lui era! Oh, when you're smiling.